Salve a tutte e tutti voi, dal vostro San Ten Chan che vi parla, e salve a te, o Marco, Marco Vaglio, e spero tu stia bene. Ogni tanto vedo dei tuoi video, anche se alcuni li hanno caricati in internet un po' datati. E qui sono già le 19 e promette pioggia. È stato tutto il giorno nuvoloso, ma anche con un po' di sprazzi di sole. Vabbè, comunque non manco mai di ascoltare il TG. Lo facessi, non cambierebbe molto, sono sempre le stesse cose. Però si sta arrivando addirittura ad arrivo per l'estradizione dalla politica di Silvio Berlusconi. Il PD non si smentisce mai, non lo potrà mai fare. Infatti ha accusato Grillini che con il voto riservato avrebbero potuto salvare Berlusconi per accusare il PD. Beh, avrebbero fatto come loro, in questo caso, che per anni hanno appoggiato apertamente Berlusconi dicendo che l'impeachment non era una forma giusta e corretta per vincerlo alle elezioni. Peccato che non l'avessero poi mai vinto alle elezioni. Magari dovevano dire che votare per il conflitto di interessi, per esempio, sarebbe stato una forma scorretta di perdere le elezioni, perché avrebbero perso comunque anche contro un altro. Anche contro se stessi, nel qual caso si dividessero il PD in due frazioni, come poi è avvenuto quando hanno tolto la fiducia a Prodi, e quindi si sarebbe presentato il PD contro se stesso senza Berlusconi e si sarebbe perso. I grillini invece, o meglio il Movimento 5 Stelle, pentastellati, beh, pensa un po', i pentagrammati, ecco, come avrebbe detto Eliphas Levi o Aleister Crowley, accusano niente di meno che il PD di voler votare palesemente contro l'estradizione di Berlusconi, perché se no non avrebbero un avversario storico cui legittimare la loro opposizione. Vuoi vedere che l'unico a votare contro Berlusconi per appoggiare il governo Letta è Silvio Berlusconi, che indicherà ai suoi di votare a favore di questa estradizione dalla politica del Berlusca? E vuoi vedere che Letta, per salvare la maggioranza, diciamo, non applica poi la risoluzione dei voti, cioè Berlusca vota contro se stesso per appoggiare il governo. Il governo appoggiato fa un emendamento salva Berlusca. Così si scornano, pentastellari, tutta quella roba lì, e PD. Chi vincerà? Forse decadrà solo questo governo, verrà un altro governo di tecnici, provvisorio. Chi lo sa? Forse dietro di tutto c'è la regia di Monti, lui ce lo potrà dire. Boh, perché io non vedo che fra PD, PDL e pentastellati 5 Stelle ci sia un sicuro vincitore. Non so. Ad ogni buon conto, ecco, era il commento del giorno della politica, ma mi raccomando, Travaglio, se ti serve un giornalista, sai dove trovarlo, soprattutto se ti serve un inviato speciale dall'estero. Magari non sarò tanto speciale, magari non mi avrà inviato nessuno, perché non mi ci avrai mandato neanche te all'estero, ci sono già. Però ti dico, se proprio vuoi cerchi un collaboratore, sai dove trovarlo. Poi io vorrei anche scrivere dei libri, quindi io cerco un editore. Beh, saluti a tutti, a Eloviola, mi scordo sempre i nomi, poi faccio figuracce. Vabbè, forse solo per quello. E non mi ricordo. Vabbè,
Saluti a Mimmo Corcione. Laura Pezzino. Saluti a Laura Pezzino. Beh, qua sta, come vedrete, per piovere. Sono le 19 qualche minuto. Fa freddo, sta venendo il buio. Pensare che giorni fa aveva fatto un caldo estivo e stiamo in primavera qua. Beh, allora mi raccomando, a risentirci. Ciao.